Beh, dell'Andia sì, c'è una novità molto importante. Di ieri sera intorno alle 21.30 è terminato un incontro importantissimo tra il comune, tra Nuove dell'Andia, la mostra d'oltremare, i lavoratori attraverso le rappresentanze sindacali. Si è raggiunto un accordo importantissimo che prevede l'apertura di dell'Andia ad aprile 2016, l'inizio dei lavori a novembre 2015 e all'assunzione di tutti i lavoratori entro ottobre 2015, si dà atto al Comune di aver agito con tempestività e correttezza, insomma credo che è un grandissimo successo per tutti quelli che ci hanno creduto anche nel momento difficile. Sono veramente molto soddisfatto perché con Edellandia si chiude un'altra partita delicata, dopo aver salvato Ippodromo, Terme d'Agnano e fatto un lavoro su altri comparti, adesso una delle battaglie più complicate che era Edellandia si chiude molto bene grazie all'impegno di tutti, ma vorrei sottolineare soprattutto il Comune che ci ha creduto sin dall'inizio.